amico, un analista, fine analista politico, il professor Paolo Becchi, che ne pensa lui? Che lui, che è stato prima molto vicino ai 5 Stelle, poi dopo molto critico, no? Perché è una persona libera e quindi, diciamo, può essere critico o meno così, però ci par di capire che invece ora apprezza questo nuovo momento Lega e 5 Stelle. Buonasera professor Becchi, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Certo, io condivido molto, anzi sono pieno di entusiasmo per questa addirittura per questa svolta. Credo che, a parte, sono giovani, Di Maio ha 30 anni, 31 anni, Salvini 40, 41, è vero che si può anche governare un paese, come avete detto voi prima, a 92 anni, però io credo che quello che sta succedendo in Italia sia una trasformazione complessiva. Effettivamente può nascere da questo governo la Terza Repubblica, può nascere qualcosa di nuovo e io ci credo molto, devo dire. Sono stato critico nei confronti del Movimento 5 Stelle, non sono più iscritto, quindi non potrò votare nella piattaforma Rousseau, ma se avessi potuto farlo avrei votato sicuramente sì. Così, a questa senza cosa. Nemmeno sapere il programma? No, i programmi ci sono già. E quelli del centrodestra e quello della Lega sono noti da tempo, io ci ho scritto un sacco di articoli sopra su Libero, quelli del Movimento 5 Stelle anche. Ora si tratta di armonizzare i due diversi programmi, non è che stanno partendo da zero, credo che possano fare un buon lavoro, ecco, bisognerà metterli ovviamente alla prova, ecco. Però è in ogni caso una rivoluzione nel panorama italiano, vince il sovranismo. Ve li ricordate quando aveva perso la Le Pen, alcuni giornali, no? Giornalini, diciamo, che avevano è finito il sovranismo. No, non era finito. L'onda sovranista è ripresa e vince. Questa è una vittoria del sovranismo in Italia, una trasformazione notevole in un paese centrale per l'Europa come l'Italia. Avremo un governo diverso, con forze politiche diverse, nuove, messe finalmente alla prova, dove si potrà veramente vedere che cosa è in grado di fare il Movimento 5 Stelle insieme. Sono due movimenti che si incontrano, perché in effetti anche la Lega è un movimento, quindi direi che due movimenti importanti. Lei ha usato la parola armonizzare e sovranismo, sì. E capisco il suo punto di vista, l'ho sentito, sì. Ha elogiato questa idea sovranista, ma io vorrei capire però come si fa a armonizzare un movimento che sostiene che bisogna uscire dall'Europa e un altro guidato da un Di Maio che tutti i giorni ripete che noi staremo sempre dentro l'Europa. Dove può essere il punto di armonia tra due cose così opposte? Nessuno vuole uscire dall'Europa, ci siamo dentro nell'Europa, siamo parte dell'Europa. Il problema è l'Unione Europea, il problema è la struttura dell'Unione Europea che è in discussione, e si tratterà di vedere di far valere il nostro peso, di non essere più assumere un atteggiamento servile nei confronti dell'Unione Europea, ma far valere il nostro interesse nazionale in Europa. E su questo credo che convergano sia il Movimento 5 Stelle che la Lega. Il problema è oggi il centro è la questione sovranista, l'interesse nazionale, e su questo credo che troveranno il punto d'intesa, lo spero almeno. Che differenza c'è, professore, parlando storicamente, tra il sovranismo che va di mano oggi e l'autarchia che piaceva a un altro signore 80 anni fa? Il sovranismo è la rivendicazione del recupero della volontà popolare e il recupero della sovranità del popolo. Il popolo viene messo al centro dell'attenzione nuovamente. In Europa ormai i popoli non contavano più niente, adesso cominciano di nuovo a contare, e in Italia per la prima volta avremo questa esperienza completamente nuova di un governo per la prima volta sovranista, e quindi io credo che sarà un'esperienza importante. Certo, bisognerà vedere come evolverà, questo non lo possiamo dire, lo scopriremo solo vivendo. Ecco, per esempio, combinare gli interessi del nord, che sono abbassare le tasse al massimo, e gli interessi del sud, che sono avere più iniezioni di denaro pubblico. Da dove vengono questi soldi? Non mi risponde dalle banche, non mi risponde dall'evasione. No, guardi, le coperture sono a mio avviso un falso problema. Se lo Stato recupera la sua sovranità nazionale può fare quello che vuole. Questa vittoria è una vittoria dell'Italia intera. Perché?
perché al nord ha vinto la Lega Produttiva, al sud ha vinto il Movimento 5 Stelle, quindi praticamente è un nuovo risorgimento, perché l'Italia si trova unita all'interno del governo, il nord e il sud. Professore, anche a livello di voto. Lei ha detto il nord produttivo, il contrario di produttivo che cos'è? Non ho detto che sia improduttivo, ma certamente il nord produttivo, ha votato 5 Stelle. Vuol dire che è improduttivo? No, non volevo dire questo, volevo dire che però sicuramente la parte più industriale, la parte diciamo più è quella del nord, quello non si può negare. Però la cosa importante di questo governo è che riesce a mettere insieme il nord con il sud, perché è lo sappiamo, il grande voto, il grande successo del Movimento 5 Stelle è stato al sud, si riconcilia la nazione, l'unità nazionale viene rappresentata plasticamente dentro un governo, è chiaro. Senta, professor Becchi, però l'Europa non è soltanto appunto sovranismo o non sovranismo, cioè a un certo punto, alla fine di quest'anno, se fanno un governo, Salvini e Di Maio devono fare una manovra economica in cui diranno: cara Europa, noi vogliamo avere un po' meno pressione fiscale, cara Europa, noi vogliamo un po' più di soldi per gli investimenti, cara Europa, vogliamo un po' più di soldi per il reddito di cittadinanza, tutte cose giustissime e bellissime, tant'è vero che l'Europa a quel punto risponde: cara Italia, tu hai il debito al 130%, già sei attenta Italia che non puoi farlo. Cosa risponde l'Italia? Che la prima cosa dell'Italia non è i diktat, basta con questi diktat dell'Unione Europea, al centro dell'attenzione è l'interesse del popolo italiano. Ma lei ha ragione, questo però l'Europa pone dei vincoli di bilancio, altrimenti... Niente, a questo punto io credo si ridiscuteranno questi vincoli. Quindi il famoso fiscal compact, dobbiamo uscire da questi accordi. Io non sono al governo, dico semplicemente che per la prima volta l'Italia sarà al centro dell'attenzione e non saremo più direttamente legati a questo vincolo esterno dell'Unione Europea. Ma l'ultima volta che siamo stati sotto l'attenzione dell'Europa, lo spread è arrivato a 500 punti. Lo spread è stata un'invenzione nel 2011 per far cadere un governo. Ma gli interessi sui titoli di Stato sono andati altissimi, professor Becchi. Gli interessi sui titoli di Stato sono andati altissimi e il debito è tutto nostro. Come faremo a reagire a un'altra crisi di questo tipo? Lo stanno già programmando, l'introduzione possibile dei mini bot che sono nel programma della Lega, che potrà essere forse accettato, non lo so, adesso ci staranno ragionando, dal Movimento 5 Stelle, permetteranno di arginare questi problemi. La Lega ci ha già ragionato, hanno due ottimi validi economisti, diversi, ma insomma quelli che io ho come punto di riferimento sono, come tutti sanno, Bagnai e Borghi, e sono convinto... Ma vogliono uscire dall'euro, professore. Voglio uscire anch'io dall'euro se fosse possibile, vedremo che cosa succederà. Anche fino a un certo punto uscire dall'euro lo voleva anche il Movimento 5 Stelle, dimentichiamocelo. Ma non lo quindi potrebbero oggi, trovare un punto di anche di incontro su quello. Di Maio, oggi, ha detto: noi resteremo all'interno dei parametri di Maastricht. Allora, ma scusa, si è fuori? Ma scusami, cosa avresti detto tu prima che si formi il governo, prima di avere un incarico da parte del Presidente della Repubblica? Cosa avresti sparato? Che noi vogliamo uscire immediatamente dall'Unione Europea, dall'euro, che vogliamo spaccare tutto? È stato del tutto responsabile quello che ha fatto Di Maio. Mentiva prima o mente adesso? Ma è politica. Non mentiva né prima né adesso, si tratta di discorsi di opportunità politica. È politica. Allora, ascoltiamo insieme Alfonso Bonafede, che è una delle tre persone che stanno trattando con la Lega per il 5 Stelle, perché sono, a parte Di Maio, sono Spadafora, La Castelli e Bonafede, forse potrebbe essere il ministro della giustizia. Ieri a Piazza Pulita ha detto questa frase qua, sentiamola. Reddito di cittadinanza e flat tax, che sono due temi centrali per entrambe le parti, sono stati individuati come punti di partenza importanti, però qualsiasi dettaglio ci chiedete in questo momento sui tempi e anche sulle modalità è un dettaglio che chiaramente oggi conosciamo soltanto in parte. Quindi vuole dire forse Bonafede: calma, le cose si possono fare un po' per volta.
Beh, certamente, non è che possono fare tutto immediatamente, ci stanno lavorando sodo, questo c'è una, stanno lavorando, dovranno presentare ovviamente un contratto come stabilito anche dal Movimento 5 Stelle, e questo contratto addirittura il Movimento 5 Stelle dovrà votarlo in rete, immagino, perché queste erano le regole di una volta del Movimento, non credo che adesso andranno contro questa regola. Certo, Vittoria, siamo quasi in chiusura, vai. Io so che lei parla bene il tedesco, professor Becchi, vero? Sagen Sie mir, was Sie wollen. Das ist ein Vertrag, das ist ein Vertrag, wie gerade in Deutschland zwischen der SPD und die Christliche Demokratische Partei. Nur ein Moment, Professor Herr Professor. Nel titolo di quell'accordo c'è una parola che è Koalition Vertrag. Allora è un contratto per fare una coalizione, questa qui tra 5 Stelle e Lega. Beh, direi di sì. Loro continuano a dire che non è una coalizione, però secondo me, da un punto di vista corretto, bisognerebbe dire che, come in Germania, è una coalizione. È una coalizione. Certo. Vittorio, dove vuoi arrivare, Vittorio? No, dico, il punto è questo. Dal punto di vista tecnico, sì. Ok, però, Becchi, professor Becchi, quindi la Lega, se è nella coalizione col 5 Stelle, non può essere più nella coalizione con Berlusconi. Questo per arrivare a questa domanda, caro professor Becchi. La coalizione di centrodestra non è stata messa in discussione, è un accordo di governo, è un Vertrag, è una coalizione che riguarda questo Vertrag, non è una coalizione. Ah, ok, quindi politica. Sto in coalizione nelle regioni con Berlusconi. Ok, va bene. Cioè, non è che in Germania la SPD e la CDU attraverso questo contratto di coalizione si siano unite. No, assolutamente, sono completamente divise come partiti. Va bene, è chiaro. Hanno fatto però, una coalizione di governo. Un contratto per fare il governo. Però, quindi il punto però di Berlusconi è questo qui. Allora, professor Becchi, lei che ne pensa di questa astensione? Poi vedremo cosa farà Berlusconi. Berlusconi ha fatto un gesto nobilissimo, ma vorrà qualcosa in cambio? Ma no, Berlusconi ha fatto un gesto. Conflitto di interessi? No, io credo che Berlusconi abbia pensato tanto, abbia riflettuto tanto, tantissimo, e lo so. E poi ha preso una decisione corretta. Lui ha un'astensione benevola. Come Toti l'ha definita, in una maniera eccezionale. Egregio. Però possibile che Salvini non tuteli questo egregio e benevolo alleato di Berlusconi, rallentando quelle riforme sul conflitto di interessi, sulla corruzione? Ma non lo so, io credo che, guarda, per il paese oggi è l'ultima, questo è un mio del tutto modestissimo parere, il problema del conflitto di interessi è l'ultimo dei problemi. Il primo problema fondamentale, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e il lavoro dovrà essere... Va bene. Abbiamo non so quanti milioni secondo di... Secondo me molti militanti del 5 Stelle non la pensano come lei sul conflitto di interessi, pensano che sia una cosa importante. D'accordo, questo è il mio parere, certo. Va bene, siamo in chiusura. Vittoria, a te l'ultima battuta col professor Becchi. No, mi domando che impressione faccia a un docente universitario di lungo corso come il professor Becchi vedere che continuano ad arrivare giovanotti che non hanno completato gli studi. Cioè, cosa diciamo ai nostri studenti? No, questa è una roba elitista. Guarda, io sono di questa idea, bisognerebbe attuare, adesso te la dico come battuta, no? Sì. Per me al governo ci potrebbe andare anche la cuoca di Lenin, se le cose funzionano bene. Basta con sti laureati, professore. Lei che ne ha laureati tanti di ragazzi dall'università, sì. Quindi... E poi il professore è un furbacchione, perché sa che il riferimento alla cuoca di Lenin è un sistema socialista senza più la proprietà privata. L'ho detto che era uno scherzo. Certo, ultima battuta, professor Becchi. Chi è il premier ideale per lei, Becchi? La staffetta. Due anni e mezzo per uno, come esatto. Rivera e Mazzola. Bravo! A me stava sulle palle, la staffetta immobiliare. Lo so che dicono che ho rotto le palle con la staffetta, però io mi sono fissato da mese e mezzo su questa idea della staffetta. E poi magari non si realizzerà, però io penso che, perché no? E Di Maio è più Rivera o più Mazzola? Qual è, insomma, Di Maio chi è? Rivera? Non lo so, ma abbastanza indifferente. È indifferente, va bene. Professor Becchi, è stato un piacere parlare con lei, buon lavoro. Grazie, un piacere, sentiremo ancora perché è molto divertente. La leggiamo anche sul Libero. 19:40, fermi tutti, ora lanciamo un altro argomento importantissimo.